Allora, il test BRCA è un test che è stato utilizzato negli anni, fin dal momento in cui i geni BRC1 e 2 sono stati scoperti negli anni 90, esclusivamente a scopo di prevenzione. Cosa significa? Che i soggetti portatori di questa mutazione genetica, essendo a maggior rischio di sviluppare tumori della mammella o dell'ovaio, effettuano dei controlli di screening intensificato fin dalla giovane età a scopo preventivo. Oggi però la valenza di questi test è cambiata perché oltre a mantenere uno scopo di tipo preventivo ha anche una valenza predittiva di risposta al trattamento terapeutico per il tumore della mammella. Noi abbiamo un farmaco oggi che è l'olaparib che era diciamo, già stato utilizzato e indicato nel trattamento del tumore mammario metastatico per le pazienti portatrici di mutazione BRCA1 e BRCA2 germinale. Con i dati dello studio Olimpia, che è uno studio nel setting adiovante, noi abbiamo avuto la possibilità di utilizzare questo farmaco anche nelle donne in stadio iniziale con un alto rischio di recidiva, sia a tumori con recettori ormonali positivi, sia per quanto riguarda i tumori a recettori negativi. E quindi la valenza è proprio quella di poter avere un trattamento mirato sulla mutazione genetica che noi dobbiamo andare a ricercare nei soggetti che effettuano sia delle chemioterapie preoperatorie o delle chirurgie primarie e chemioterapie a seguire per poter offrire un farmaco che determina un vantaggio in overall survival e quindi assolutamente oggi questa è un'indicazione che ci spinge sempre di più a testare tutti i soggetti che hanno le indicazioni al trattamento nello studio Olimpia. Stiamo parlando di un farmaco che è dato per un anno dopo alla terapia standard, che può essere la chemioterapia, più o meno la radioterapia, e anche in associazione all'ormonoterapia, aumenta, determinando un beneficio significativo, la sopravvivenza di queste pazienti che arrivano oggi a essere vive a 5 anni nell'89% dei casi. Consideriamo che sono pazienti che hanno un altissimo rischio di recidiva e che chi non ha effettuato questo trattamento ha un 3,4% in meno di probabilità di sopravvivere proprio perché non ha ricevuto una target therapy così importante. Quindi la mutazione germinale oggi è diventata uno dei tre biomarcatori per il tumore della mammella insieme all'HER2, insieme ai PI3K che sposta il nostro, diciamo, la nostra prognosi di queste pazienti in termini non solo di disease-free survival, ma anche di overall survival. E quindi questo ci porta sempre al fatto che noi dobbiamo testare questi soggetti che altrimenti, non riceverebbero la migliore cura possibile. Allora, questo è un test che va fatto nelle pazienti alla diagnosi, quindi appena noi sappiamo che una donna è portatrice, per esempio, di un tumore triplo negativo, dovrebbe effettuare subito questo tipo di analisi, che è banalmente, per quanto riguarda l'oncologo che deve sapere cosa fare, un prelievo di sangue su cui andare a ricercare mutazioni a livello dei due geni, quindi a livello del DNA. E è importante farlo subito proprio perché i tempi potrebbero essere non così veloci, il che significa che se i tempi si allungano oltre 4 settimane potremmo correre il rischio di non avere un'informazione utile al momento della chirurgia e questo sicuramente impatta anche sul decision making chirurgico, oppure potremmo non ricevere il risultato in tempi utili per poter cominciare questa terapia. Quindi il prima possibile è assolutamente indicato. Il turnaround time ottimale è di 3-4 settimane e questo deve essere noto non solo all'oncologo che fa questo tipo di prelievo, ma anche al laboratorio che esegue il test. Esistono infatti delle vie preferenziali per effettuare questa analisi in urgenza, il che significa che il laboratorio dà una via preferenziale ai test di tipo predittivo piuttosto che preventivi.